La posizione di Auteri? Non è cambiato nulla, come era prima e adesso. Quindi fiducia incondizionata. Questa squadra nel girone di ritorno ha fatto il suo. Bisogna riconoscere anche la forza degli avversari, quindi evidentemente le altre che ci precedono sono superiori a noi. Non sono d'accordo nemmeno oggi con le parole del tecnico. Al di là che vuoi difendere i tuoi giocatori, tutto quello che c'è, ma il Pescara oggi non ha giocato bene e quindi io sono il primo a dirlo. Quindi non è che sono uno che si mette la benda sugli occhi e non vuol vedere o non vede quello che succede. Oggi a me la squadra, perché poi dopo non si può manco parlare sempre con il senno di poi, no? Se segnava Ferrari all'inizio era un'altra partita. No, non abbiamo segnato, loro sono stati bravi a fare gol e hanno vinto la partita. Sono stati più bravi di noi. Sono convinto che qualche problema ce l'abbiamo. I numeri non mentono mai. Aveva stilato una tabella a fine girone di andata a Auteri, aveva detto che il Pescara avrebbe potuto fare almeno 40 punti nel girone di ritorno. In realtà siamo in ritardo, 22 i punti ottenuti, conquistati dopo 16 giornate. A questo punto siamo a quota 27, soltanto 5 punti in più. Cioè non c'è stato il salto di qualità, voglio dire. Sì, sì, forse c'è stata più continuità come risultati, ma sicuramente non abbiamo fatto quel salto di qualità che ci aspettavamo, quello è fuori discussione. Però, voglio dire, siamo a 3 giornate dalla fine del campionato. Non credo che oggi cambiare su un lavoro che è stato fatto fino adesso, che comunque i ragazzi seguono, cambiare perché dobbiamo cambiare, mi sembra una cosa molto azzardata, per cui noi siamo convinti che possiamo fare bene e andiamo avanti così. Mi piacerebbe vedere una squadra più propositiva e invece siamo sempre lì tic e tac, non si va da nessuna parte. Se mi dovessi accorgere che questa squadra non segue il mister, sarei il primo a prendere il mister e dire ti tolgo per questo motivo. Non è così, perché la squadra si allena, si prepara bene sulle partite, segue quello che dice il mister, lavora molto. Lei ha detto poc'anzi, mi aspetto una squadra più propositiva. In realtà oggi abbiamo visto una fase di non possesso imbarazzante. Sì, sì, ma oggi, quando io ho detto che la partita di oggi non mi è piaciuta, non mi è piaciuta e intendevo nella globalità, non nella fase solamente propositiva o nella fase di possesso. Abbiamo preso 2 gol che credo che, insomma, siano veramente 2 gol da... Cioè, è sembrato di tornare indietro nel tempo all'inizio del campionato, con voragini quindi, pazzesche tra difesa e centrocampo. Appunto, evidentemente c'è qualcosa da registrare, perché era un qualcosa che avevamo superato, magari non facevamo tutti questi gol, ma comunque avevamo trovato una bella solidità e oggi ci siamo ricascati di nuovo, quindi bisogna lavorare su questo, bisogna trovare... capire i motivi, ed è chiaro che il mister ci lavorerà, lavorerà con i ragazzi, parlerà con i ragazzi, con il direttore, parlerò anche io con loro, ci mancherebbe, perché insomma dopo 3 partite di questo tipo, perché non ci dimentichiamo che noi siamo da Teramo in poi, abbiamo sempre giocato delle partite di questo livello. Beh, un'involuzione netta direi. Se provarci significa avere il possesso palla, a me del possesso palla me ne frega niente zero. Su questo non sono assolutamente d'accordo, perché provarci per me significa fare 10 tiri in porta piuttosto che fare 5 parate al portiere avversario, quello è provarci. Diciamo pure che questa squadra è stata ricostruita da capo, quindi... Non lo metto in dubbio, Però no, non abbiamo neanche visto una precisa identità dall'inizio del campionato, Presidente. Un'impronta riconoscibile, sinceramente, tranne 2 o 3 partite, sono poche rispetto alle 35 disputate. Questo è il mio sommesso punto di vista, poi per carità mi posso sbagliare. Sì, però dicevo Massimo, se uno è capace di farle in 2 o 3 partite, guarda caso nelle 2 o 3 partite importanti, e deve essere capace di farlo pure nelle partite che sulla carta sono più semplici, sulla carta, perché poi di semplice non c'è nulla. Diciamo che Pescara ha disatteso un po' le aspettative, quindi su quello siamo d'accordo, non è che dobbiamo nasconderci dietro un dito, però adesso le colpe, secondo me, vanno suddivise da parte di tutti, non è che la colpa è di uno solo e basta. In questi anni una cosa ho imparato, che quando i giocatori non stanno bene, quando i giocatori non seguono l'allenatore, quando i giocatori non vogliono più quell'allenatore, non lo diranno mai apertamente, ma si vede a occhio nudo.
E questo nel Pescara non c'è, non si vede. Il lavoro viene fatto tutti i giorni con la massima professionalità, anzi, se non avessero voluto, per come lavora il mister, probabilmente l'avrebbero già scaricato. Ti dico che in questo caso non c'è nulla di tutto quanto questo. Massimo, noi dobbiamo fare queste tre partite al meglio, dobbiamo ricaricare le batterie e io mi auguro seriamente che questo grande lavoro che è stato fatto anche nell'ultimo mese, poi ce lo possiamo ritrovare anche nei playoff, perché ci sono diverse partite dei playoff da giocare e se stiamo bene fisicamente probabilmente rivediamo il Pescara del Cesena, il Pescara di Modena, il Pescara che correva di più degli altri. In queste ultime partite mi è sembrata, adesso parlo da... Ma atleticamente sta giù la squadra secondo lei, Presidente? Perché insomma anche questo c'è qualche dubbio anche sulla tenuta. Ma neanche sta su, neanche sta su. Non, secondo me è il tipo di gioco che ti fa sembrare che forse è il tipo di gioco, il tipo di gioco chi lo fa, chi lo impone, chi lo suggerisce, chi lo chiede se non c'è profondità, io o Auteri. Ma devi vedere anche i giocatori. È sempre gli alibi, Presidente, sempre gli alibi, non vanno bene, gli alibi non ti fanno vincere, ricordalo. Ma io non me ne fermo, a me mi dice degli alibi. Questo è un alibi. Mi mancava Pompetti come se una promozione dovesse girare attorno a un giocatore. Ma dai, siamo seri. Pescara ha un organico importante che anche senza Pompetti può andare a può giocare contro il Pontedera, può giocare contro il Lucchese e non perdere, non fare queste figure. Secondo me, l'organico del Pescara è molto più forte dal fatto che dipenda da Pompetti. Su questo sono d'accordo con te. Meno male.